Allora, sono qua in solido, ho fatto questo mio pezzo, l'ho quotato con Dimexpert, l'ho anche fatto la messa in tavola, adesso voglio pubblicarlo in PDF 3D. Qua io posso andare un attimo nell'editor, che adesso mi appare l'editor dall'altra pagina, adesso lo metto qui. Io posso andare a aprire il mio, quello, questo qui è nella cartella standard, ok? Però io ne avevo salvato uno nella mia templates, ok? MBD templates, seleziona cartella. Adesso ho questo qui e dunque lo apro, quello che avevo salvato io. Quello che avevo salvato io con l'immagine del logo del mio Cuce Botani, vabbè. No, l'unica cosa che volevo mettere in risalto è questo, Drawn by, no? Se io metto qui, vedo. Posso andare a cliccare copia e io so che dovrei avere una proprietà nel mio 3D perché affinché venga riempito in automatico da questa proprietà Drawn By personalizzata che ipotizziamo che metto il mio nome, Simone Orio. Ok. A questo punto io dunque chiudo questa perché non mi interessa. So che qui per avere quel disegno lì o tutte le proprietà dovrei andare in proprietà del file, qui in personalizzato e mettere Ctrl V, Drawn By, tipo testo e devo mettere Simone Orio. Ok, è risultato e faccio ok e salvo. Se non ho quella proprietà devo modificarla a mano, a manina. Invece se ho tutti i file con le varie proprietà, io sono a posto. Ok? Dunque adesso andiamo in Vista 3D, ok, chiudo qui, andiamo a prendere questa posizione generica, possiamo lasciarlo così, sì. Spostiamolo un attimo, andiamo a fare il cattura vista di questo qua, sarà la mia 1, chiamo 1, chiamo generale, ok, generale, o beh, chiamo più velocemente 1, poi andrò nelle mie annotazioni, vado qui, vado in annotazione, metterò orientare, e dunque io non me la metto bene. Mi sposto bene il mio, magari vediamo se facciamo linea di associazione, facciamo così, mettiamo questo, si vede anche cosa, e facciamo cattura vista, e questa sarà la mia seconda. Ok, poi andiamo su destra, attivare riorienta, qui non mi interessa, e andiamo a vedere attivare riorienta. E qua sarà la mia terza, ok? Mettiamo così, questo qui a posto, questo qua spostiamo un attimo e questo qui facciamo così. Facciamo così. Ok, questo lo spostiamo, ok? E andiamo, questo qui mettiamo tutto così che così. Tutte le freccine, qua andiamo a cattura vista 3D in modo da avere le tre viste. A questo punto chiudo, a questo punto vado pubblica in PDF 3D, ok, PDF 3D, andrò a prendere l'1 che sarà il primo, il 2 e il 3, ok, e in automatico, come si vede qua, io avendo messo la proprietà. Lui si carica, naturalmente non avendo nessun'altra proprietà che sono qui e qui non ce ne sono, ok? Qua vabbè io potrei poi andare a modificare cercando una proprietà qui, ok? Però cambia, ok? O se no vediamo se riusciamo a modificare, a questo punto non riesco a modificare, ok, nessuno, però vediamo dove avevo detto,
Non posso neanche modificare manina, sì, ma potrei modificarlo dopo. Ok, potrei modificarlo, vediamo se è revision, non riesco, però potrei modificarlo dopo, però non si dovrebbe far così. Vabbè, qua per il foglio 2, però il foglio 2 però non mi interessa, ok. La stessa cosa che qua è stato attivato, mi manca questo e dunque vado a pubblicarlo. Ok, vado a pubblicarlo, vado a pubblicarlo e vado a mettere parte da fare 2 e salvo. Una volta che ho salvato, lui è a posto, andiamo a vedere il mio 3D. Andiamo a vedere il mio 3D che dovrebbe essere qui. Dovrebbe essere. Adesso dove caspita è? Qua. Dovrei avere parte da fare 2. E andiamo, apri con. Ok, e questo è il mio disegno dove ho opzioni, ritieni documento affidabile sempre, ok, dove io poi ho tutte. Naturalmente, vabbè, qui potrei scrivere i commenti, vabbè. E qua vediamo se riesco a scrivere. Qua sì, però qui no. Ah no, qua riesco, su questi qua riesco. Vabbè, va bene e adesso vado a mettere qui, dovrei vedere il 3D. Ok, perfetto, riesco a modificare, fa tutto quello che voglio e la cosa anche molto interessante è andare a trovare le dimensioni. Qui io posso strumento di misura, ok. E per esempio vado a misurarmi che questo è 160. Vabbè, questo qui per esempio è 100, perfetto. Vabbè, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci.